Cioè, amiche, cioè amici, come riaccendere la passione sessuale nel marito sempre stanco? Ora, questo video per rispondere a Cristina che mi segue su YouTube. Ora, devi tenere presente questo, Cristina, che ovviamente il marito è sempre stanco perché è una scusa, perché preferisce, diciamo, stancarsi vedendo Bruno Vespa fino a mezzanotte, poi vedersi la pubblicità fino alle 2 di notte piuttosto che venire a letto e avere e dover fare magari sesso se non prova più passione. Perché il sesso, se non c'è passione, diventa uno sforzo, una rottura, insomma, non c'è proprio attrazione. E questo capita abbastanza frequentemente nelle coppie di lungo termine per diversi motivi. E quindi è importante capire qual è il motivo, perché in alcune situazioni è veramente difficile il rimedio. Cioè, in alcune situazioni basta dare degli stimoli, basta mettere lo stimolo migliore è comunque quello di un antagonista, cioè nel senso mettere subito lì uno che diciamo interagisce con te, che ti corteggia e tu dici a tuo marito che non sei interessata alla corte di questa persona, che però deve in qualche modo manifestarsi, il tuo marito deve percepire che esiste, e tu dici no, ma non mi interessa, però da quel giorno lì inizia a metterti più figa, più carina, a cambiare un intimo più trasgressivo. E in modo tale che vai a creare subito un turbamento, vai a creare subito un'amaretta, diciamo così, e questa emozione, questo turbinio va molto rapidamente a riaccendere, diciamo così, la passione, a ravvivare un fuoco ormai quasi spento, insomma. Questo se si tratta proprio di uno spegnimento, un decadimento. E no, è molto più difficile se invece, diciamo, tuo marito non ti desidera più perché ti ha identificato come una figura parentale, come una sorta di mamma, fondamentalmente. E allora in questo caso, devi, diciamo, serve molto più tempo e devi mettere in atto dei comportamenti tali per cui non possa più avvenire questa sorta di identificazione, per cui non devi assolutamente avere comportamenti materni, protettivi nei suoi confronti, anzi devi essere tartassante. Più lo tartassi, ma non la mamma che lo sgrida, quella che lo tartassa e in un certo momento, in un altro momento si comporta in un altro modo, ma non è assolutamente affettiva e non è assolutamente protettiva, perché l'affetto e il sesso sono due facce, diciamo, della stessa medaglia. Quando sale l'affetto, scende l'attrazione sessuale, perché la mamma ti dà affetto e non ti dà sesso, ovviamente. E quindi quello che devi fare è quello di essere molto meno affettiva, molto, molto meno materna, per niente protettiva e piuttosto tartassante. Amplificargli i problemi e negargli la soluzione. Sei la solita testa di cazzo, con te c'è niente da fare. Impotente sei, impotente morirai. Insomma, andare a penalizzare in questo modo richiede però molto più tempo, perché devo andarsi a smontare una identificazione che sarà maturata nel tempo, di cui tu non te ne sei resa conto, perché sono processi che avvengono in un certo periodo. Quindi il suggerimento sarebbe quello: nel momento in cui tu vedi che tuo marito inizia a perdere passione, a perdere attrazione, non bisognerebbe aspettare, bisognerebbe subito fare, diciamo, un'immissione di emozioni nella relazione. Questo è l'unico sistema. Se invece la cosa si è incancrenita, diventa molto più difficile e comunque ci vuole molto, molto più tempo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità, come Cristina, di fare una domanda postata nei commenti e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!